Bentornati a tutti amici della Gattaca Production ed eccoci qui con una nuova recensione. Oggi andremo a recensire una serie originale Netflix che attendevo veramente da tantissimo. Sin dal suo annuncio ero stato in hype perché si trattava di una cosa che potenzialmente poteva essere una delle migliori serie TV di tutti i tempi. Stiamo parlando di una serie originale Netflix del 2020 scritta da Greg Daniels e Steve Carell, che è Space Force, serie che prende spunto da una reale vicenda degli Stati Uniti, ovvero l'istituzione da parte di Donald Trump della Space Force, una forza militare che si aggiunge alla Guardia Costiera, alla Guardia Forestale, all'Aeronautica, all'Esercito, che serve per controllare sia lo spazio, quindi la luna, le stelle, comunque affermare il dominio americano in un luogo dove obiettivamente non sappiamo ci sia nulla, ma di grandezza credo proprio di sì, ma non solo nello spazio ma anche nel cyber spazio. Quindi miliardi e miliardi di dollari sono stati bruciati per creare un'istituzione che per ora in realtà si rivelerà molto molto inutile, perché la tecnologia sì è sviluppatissima ma non ancora per fare le cosiddette battaglie spaziali. Chissà se un giorno ci arriveremo veramente. Quindi Steve Carell, sentendo questa notizia, contatta Greg Daniels, che è un personaggio così, è solo uno dei maggiori sceneggiatori sia del Saturday Night Live che di The Office, quindi ha creato praticamente un capolavoro insieme allo stesso Carell, partendo dall'idea di Ricky Gervais, e hanno appunto creato questa Space Force e hanno, diciamo, raccontato come sarebbe stato di lì in poi lo sviluppo di questo nuovo ramo dell'esercito statunitense. Ma di cosa parla appunto Space Force? Space Force parla del generale Mark Nerd, che una volta promosso viene messo a capo proprio di questa nuova unità militare, la Space Force, con l'obiettivo entro il 2022, un anno limite dato dal presidente degli Stati Uniti, che durante tutta la serie TV è un chiaro, palesissimo riferimento a Donald Trump, perché dà ordini ai suoi sottoposti solo attraverso Twitter, oppure scrive tweet stupidissimi che potrebbero gettare il mondo nella terza guerra mondiale. Quindi è chiaramente Donald Trump vuole tornare sulla luna entro il 2022, battendo tutta la concorrenza, ovvero russi e cinesi. Al suo fianco, per realizzare tutto ciò, viene messo uno scienziato, interpretato dal grandissimo John Malkovich, che qui fa il ruolo di Adrian Mallory, questo scienziato ambientalista, liberale, molto attaccato alle proprie ideologie, che deve, si trova costretto a collaborare con Steve Carell, che invece rappresenta il suo opposto, un appunto uomo cresciuto nell'esercito, un uomo che non dice mai di no a un ordine se non spronato appunto da Adrian, dallo scienziato stesso, e che quindi si trovano spesso a combattere, ma in realtà sono parte di una stessa medaglia, e uno tenderà a far vedere il mondo in modo diverso all'altro, e quindi si migliorerà una vicenda. E il loro tempo, la maggior parte del loro tempo, viene passato all'interno di questa base militare, a cui ruotano intorno tantissimi personaggi. C'è la figlia di Mark Nerd, che si trova costretta a lasciare Washington DC, dove c'ha amici e quant'altro, per seguire il padre e la madre. La madre, che è un personaggio veramente strano, che non sappiamo in realtà perché si trovi in galera, ma c'è una condanna che è quasi simile a un ergastolo, ricordando un po' trama uscire di lì, e non sappiamo cosa ha fatto. C'è la spia russa che tenta di rubare i segreti militari agli Stati Uniti. C'è lo scienziato asiatico super intelligente. Ci sono un sacco di stereotipi che possiamo trovare all'interno di una base militare. Ed è proprio qui che cominciano i problemi. Perché ho pensato spesso a come definire questa serie, e poi mi è venuta in mente. È come una bella torta. Nel senso, gli ingredienti sono buonissimi. Steve Carell
John Malkovich prendono spunto da una vicenda vera e da Donald Trump, che praticamente è una barzelletta vivente. Ci sono dei richiami alla politica americana molto interessanti. Io pensavo a una sorta, non dico di The Office nello spazio, ma quasi, perché c'era anche Greg Daniels alla sceneggiatura, quindi un uomo che è riuscito a creare The Office, a migliorarlo, a farlo diventare praticamente per me una delle migliori comedy, una delle migliori serie televisive di sempre. L'ho detto insieme a Steve Carell, con Steve Carell, con John Malkovich, la vittoria è assicurata, non può fare schifo. E invece tu prendi tutti questi buonissimi ingredienti, prepari la tua torta, e anziché metterla in un bel forno a cuocere, la cuoci con il dolce forno, quel giochino, non so se avete presente, degli anni 80, con quella lampadina che non cuoce nemmeno un chicco di riso. Questa è Space Force. Buonissimo il contenuto, il contesto, il forno è pessimo. Nessuno dei personaggi secondari è divertente, sono troppo macchiettistici. Il contesto della base militare non ti fa affezionare nessun personaggio, a te non te ne sbatte un cazzo di nessuno, ma come abbiamo detto, soprattutto non fanno ridere. Sì, ogni tanto ti viene quel sorriso, come dire, ho capito a cosa ti riferivi nella tua battuta, però finisce lì. Non è quella grossa e grassa risata, la The Office, in cui veramente lì si racconta la banalità della vita di ufficio. Basta uno sguardo in macchina, un sorriso, un certo modo di dire la battuta che ti porta ad una risata, ad un'ilarità tale che crolli dalla sedia. Qui tutto, secondo me, viene meno di quello che c'è di bello in The Office, perché Mark Nerd vorrebbe essere una sorta di Steve Carell in The Office, in cui però nello spazio militare, serioso, troppo serioso. Il personaggio di Carell in The Office era divertente perché era proprio stupido, era stupido, ignorante, razzista, tutto quello che vuoi, però ti ci affezionavi perché era stupido, capivi che c'aveva dei problemi. Mark Nerd rimane sempre lì, non ti suscita nulla. L'unico personaggio a cui ti affezioni è forse Adrian Mallory, ma più per l'interpretazione galattica di John Malkovich, guardatelo in inglese perché è allucinante, più che per il personaggio. E lo stesso, i personaggi secondari sono tutti quasi completamente inutili, non ti interessa delle loro vite, non vuoi sapere perché sono lì, cosa hanno fatto, cosa stanno facendo, cosa faranno. E in più tutto l'apparato politico, da cui potevano prendere veramente spunto e creare le peggiori gag, la peggiore satira, c'è, chiaramente c'è un continuo attacco a Trump, un continuo attacco alle istituzioni militari, un continuo attacco ai conservatori, ma è sempre un continuo attacco, sempre un continuo attacco che diventa sempre più pesante, sempre più noioso, sempre più ridondante. E lo spettatore dopo un po' dice, va bene, ho capito, adesso basta però, mi sto annoiando, non serve spiattellarmi in faccia le cose ogni 5 minuti. Quindi diciamo che è una serie che mi ha fortemente deluso. Mi ha fortemente deluso perché, a parte regarmi qualche momento divertente, perché non è che è una merda, molte scene sono scritte bene, sono divertenti, Steve Carell è pur sempre Steve Carell, poi c'è John Malkovich, insomma due giganti del cinema contemporaneo, però veramente è una serie che ti lascia così, come è iniziato, ti fai qualche risatina, proprio ina, e poi non vorresti più vederlo. Poi per come si conclude, ovviamente stanno già preparando una seconda stagione, ma anche il finale, come si chiude, a parte che è un cliffhanger terribile, ma però ci sta per una serie TV, ma lì è proprio brutto, fatto male, e non ti interessa, almeno a me non mi è interessato come andrà avanti la vicenda. È una cosa a cui non penso non attenderò, una cosa che penso non vedrò, perché secondo me si poteva anche concludere lì la cosa, non interessarsi più alla vicenda, però vedremo cosa deciderà Netflix. Comunque
Una serie che mi sento di consigliare? No, sinceramente no, a meno che Steve Carell non sia insieme a John Malkovich il vostro sogno erotico, non ve la consiglio. Io l'ho vista, mi sono fatto qualche risatina e va, finita lì. Non un granché di serie, se volete ridere guardatevi The Office, molto meglio. Quella dovete vederla perché è un capolavoro. Quindi, una delusione? Quindi direi che il mio parere è molto cattivo, devo dire, questa volta su Space Force può anche concludersi qui. Quindi, se vi piace Steve Carell e John Malkovich, avete questa attrazione proprio che non potete fare a meno, è vostra. Se no, veramente, guardate altro e investite il tempo in un modo migliore e più interessante. Quindi, direi che la recensione finisce qui. Io, prima di non posso che dirvi di passare sotto nell'info box dove ci sono Instagram e Facebook dell'Underground Cult Production per restare sempre aggiornati sui nostri movimenti, sui nostri progetti, perché di carne al fuoco ce n'è sempre abbastanza tanta. Poi, ovviamente, dovete iscrivervi se vi è piaciuto il video, lasciate un mi piace e condividete il video se vi è piaciuto e consigliate magari il canale ai vostri amici amanti del cinema. Noi ci vediamo alla prossima recensione e buon cinema a tutti quanti.